Negli ultimi giorni si sta parlando molto di alcuni possibili attacchi tra Rondo e Simba, visto che ormai è da tempo che i due sembrano essersi allontanati e non ci sia più un rapporto stretto. Rondo e Simba avevano collaborato anni fa in Cinga ed è risaputo che il collettivo di Seven Zoo e NTT sono sempre stati molto vicini fin dal giorno zero. Forse tra i due i rapporti non erano più distesi e la collaborazione fra Simba e Paki in Levante potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gloria NPT ti fa come l'SD, vuoi la gangsta shit, comprati il nuovo CD. A seguito di questo brano, molti fan hanno notato che i due non si seguivano più su Instagram e sappiamo che al giorno d'oggi anche queste cose possono avere il loro peso, visto che certi comportamenti non sono mai frutto del caso. Oltre al mancato follow su Instagram, Rondo ha poi pubblicato una storia nella quale ha scritto: «Scegliete un lato e rimaneteci, non conosciamo la parola switch». A inizio gennaio è uscito il primo e attesissimo album di Simba, Tunnel, con all'interno tanti feat eccellenti come Sfera, Gue e Tedua. Proprio nella traccia con quest'ultimo, molti ascoltatori hanno notato una possibile frecciatina a Rondo. Infatti nella sua strofa Simba rappa: M'hai messo Udrich, tempo l'armadio di Gucci, o spaccio Ruby. Che potrebbe essere un riferimento proprio alla traccia omonima di Rondo in collaborazione con Artifive. Sono ricco nel hood, Udrich, steppiamo d'inverno, Furrich. Dopo l'uscita dell'album, Gaia Bianchi, ex storica di Rondo, ha postato una foto insieme a Simba con quest'ultimo che ha commentato il post rincarando la dose e lanciando l'ennesima frecciatina. Rondo aveva anche postato una storia, poi rimossa, in cui scriveva rivolgendosi alla sua ex ragazza: «Avevo già predetto tutto», e poi aggiunge: «I don't fuck with rats and snake, I stay in my own lane». L'artista di San Siro non resta a guardare, rispondendo alla sua ex dice di essere in Warzone, arrivato addirittura a togliere il follow a tutti i componenti della Seven Zoo. A tutto ciò Gaia Bianchi risponde in un video in cui spiega di come sia stufa di tutta questa storia. Dice che ormai è passato del tempo e si dovrebbe andare avanti senza guardare sempre indietro. Attacca Rondo dicendo che probabilmente lui è ancorato al passato perché non ha trovato una ragazza che potesse fargli dimenticare la sua relazione con lei. Dopo 2 anni quasi che ci siamo lasciati, ancora devo essere insultata e sono una troia e sono una gruppi del cazzo e faccio la puttana. C'è il mondo fuori, ok? Non ci sono solo ste robe da mettere sui social per screditare la tua ex e basta, ok? Solo perché ti rode il culo e non vai avanti nella tua vita di merda perché non trovi una tipa con i coglioni che ti dice le cose e che è una tipa con la testa che ha la testa, capito? E tu non trovi nessuno perché ti sei sempre accontentato delle puttane, ok? E ancora, dopo 2 anni che ci siamo lasciati quasi, sei ancora lì a insultarmi, a sminuirmi, come hai sempre fatto. Hai rotto i coglioni. Faccio la diretta perché l'ho bloccato tanto e non gli scriverò mai. Porca puttana, ragazzi. Oh, 2 anni. 2 anni, ma vai avanti nella tua vita. Per finire, almeno per il momento, Rondo ha postato sul suo profilo una foto in cui si legge Rondo vs Everybody, proprio a sottolineare come ormai possa contare solo sulle proprie forze. Credete che sia solo l'inizio e che assisteremo a un vero e proprio dissing? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video.